La corsa per l'iscrizione ai laboratori di lavoro in comune è arrivata puntuale anche quest'anno. Con la modalità di iscrizione telefonica sono già diverse centinaia di ragazzi dai 14 ai 19 anni che hanno fatto domanda per svolgere una settimana di volontariato a favore della città. Al contrario degli anni precedenti, quest'anno sarà possibile iscriversi ad una sola settimana per non creare gruppi troppo numerosi di ragazzi. 571 posti disponibili suddivisi in circa 60 percorsi differenziati. I laboratori inizieranno il 15 giugno e andranno avanti per tutta l'estate fino al 4 settembre. Quest'anno, oltre alle magliette gialle, il Comune distribuirà ai giovani anche le mascherine, realizzate grazie alla collaborazione con l'associazione Ravenna Centro Storico. Devo dire che eravamo molto impegnati da mesi per provare a mettere in campo il progetto con tutte le norme, i crismi di sicurezza, ma per consentire ai nostri ragazze e ragazzi di essere impegnati nella settimana di volontariato civico. Il primo giorno, anche con queste nuove modalità, in sostanza telefoniche, è andato molto bene. Sono oltre 450 ragazzi che hanno già effettuato l'iscrizione e la scelta del proprio laboratorio, per cui ecco, anche nei prossimi giorni continueremo in questo lavoro e, nonostante le difficoltà del periodo, insomma, contiamo di riuscire a coinvolgere tantissime ragazze della nostra città. Ecco, appunto, visto il periodo, ci saranno delle novità particolari per i laboratori? Diciamo così, solo per quei laboratori in cui non era possibile garantire la massima sicurezza abbiamo optato per uno spostamento, un cambio e una non ripetizione. Per il resto lo schema generale, soprattutto per tutti quei laboratori che prevedevano non solo piccoli gruppi e continui, quindi garantita anche la continuità di gruppo, ma attività prevalentemente all'aperto, e quindi sono stati assolutamente confermati. Abbiamo messo in atto tutte le direttive ministeriali che prevedono appunto un piccolo triage all'ingresso dei ragazzi, la continuità di gruppo e, diciamo così, un'attività prevalentemente all'aperto, per cui garantiamo che si possano svolgere in condizioni di sicurezza attività che sono fondamentali non solo per il percorso di crescita personale dei ragazzi, ma anche per il contributo di capitale sociale che danno alla nostra comunità.